dovremmo essere costretti a dover scegliere, che potremmo dover scegliere tra chi vive e chi muore. E questo un medico per il giuramento di Ippocrate non lo può vedere. Decidere chi salvare e chi lasciare morire è il codice nero, quello applicato dai medici in guerra. E il rischio qui a Napoli sembra palpabile guardando queste immagini. Stanno tutti in corridoio e stanno valutando un po' la situazione. I dottori ogni quarto d'ora escono per vedere i parametri, ma sono persone che stanno veramente soffrendo in ambulanza. Siamo a Napoli, all'ospedale Cotugno. Quelle che vedete sono le ambulanze ferme. L'ospedale, ci dicono, è al collasso. Ma dopo 3 anni di pandemia non è che ti possiamo dire chissà che tu. Ma sei arrabbiato? No, di più. E cioè perché? Perché stiamo, vediamo persone che soffrono in ambulanza e non hanno possibilità di poter guarire. Il piazzale dell'ospedale Cotugno trasformato in una corsia a cielo aperto. Ambulanze ferme da ore con dentro i pazienti Covid che non respirano. Molti di loro sono in codice rosso. Alle 9 di questa mattina siamo ancora qui per sbarrellare. Il paziente è dentro l'ambulanza, era un codice rosso, praticamente saturava 82, l'abbiamo portato dalle 9 stamattina, siamo ancora nell'ambulanza. Bombole d'ossigeno piazzate sull'asfalto. È freddo e gli infermieri cercano come possono di proteggere i pazienti dentro le ambulanze. Il lockdown? L'obbligatorietà della vaccinazione? Che cosa altro si può chiedere? Non possiamo più parlare solo delle mascherine e il distanziamento sociale, tanto siamo ormai più che certi che noi non riusciremo mai a fare alla lettera il distanziamento sociale, le mascherine, evitare gli assembramenti. Noi stiamo pagando Natale, pagheremo Capodanno, pagheremo la Befana, pagheremo lo shopping natalizio. Quindi è evidente che noi non ci riusciamo. Il 60% dei malati che arriva qui non è vaccinato perché non ha voluto o non ha potuto. Turni infernali, in piedi da ore, tra il personale sanitario cresce l'esasperazione. Non si può smontare a luglio baracche e burattini credendo che tutto sia finito, facendo tutta una serie di programmi sul futuro della sanità che deve essere rivista, sul valorizzare le professioni, per poi risolvere con un nulla di fatto. La situazione sembra esplosiva e il film che si ripropone appare come un lungo ed eterno presente segnato dalla continua emergenza. Quindi dalle 9 di questa mattina quell'ambulanza è ferma là col paziente? Sì. E tutte le auto. Io sono arrivato alle 2. Alle 2 sono arrivato io. Sono alle 5 e sto ancora qua. E non si sa ancora nulla. Abbiamo solo cambiato ossigeno. Quindi questo non possiamo fare.